Qua non si tratta soltanto di votare il Movimento 5 Stelle e basta. Io non ho mai chiesto il voto a nessuno e non inizierò certamente a farlo adesso. Qua vi stiamo chiedendo di far parte di un progetto che a me personalmente ha cambiato la vita. Io mai avrei pensato di poter entrare nel Parlamento della Repubblica Italiana e di avere l'opportunità di tirare su il microfono, di chiamare la parola alla Presidente Boldrini e poter, nel mio modo, combattere per i diritti di tutti e le idee in cui credo. Io mai l'avrei pensato. E sono entrati in Parlamento spendendo 144 euro di campagna elettorale. Ed è tutta lì la forza del movimento. Io mi rivolgo agli scettici. Avrete anche voi dei dubbi. Non siamo perfetti, per l'amor di Dio. Vi sentite spesso, vi siete sentiti traditi da tutte le forze politiche, ma è successo anche a noi. Se noi ci siamo candidati, se abbiamo deciso di far parte di questo progetto, è proprio perché ci siamo sentiti traditi in passato. Però non è corretto rovesciare le giuste frustrazioni dovute a 20 anni di mala politica, di appalti truccati, di corruzione, di mafia che si è infiltrata appunto nello Stato, contro l'unica forza politica che non è stata mai responsabile di questa orgia di spartizione di quattrini nostri e di perdita di diritti. Non è neanche giusto nei nostri confronti. Sono 3 anni che in Parlamento combattiamo giorno dopo giorno contro tutto e tutti, contro un sistema mediatico, contro molti giornalisti. Ci sono giornalisti eccellenti e veramente sono indispensabili in questo paese, però ce ne sono alcuni che per difendere, io le posso anche capire, un posto di lavoro, continuano a difendere lo status quo, continuano a difendere partiti canaglia, ma prima o poi dovranno anche fare i conti con le loro coscienze e con i loro figli, in questo paese dove chiudono 300 imprese al giorno, dove nell'ultimo anno 100.000 giovani sono scappati e scappano, ma vogliono tornare. E magari finiscono in Australia e anche loro riversano le loro frustrazioni su Facebook scrivendo: fateci tornare, fateci tornare, fateci tornare, vogliamo tornare, ma non troviamo le opportunità lì che invece troviamo in qui. Io vi chiedo soltanto di far parte, io non penso neanche che vi debba convincere, neanche mi va di parlare degli altri, potrei parlare infinitamente dei comportamenti veramente vergognosi e di quanto la corruzione sia partita, per quanto riguarda alcuni uomini politici, sulla testa e solo dopo è arrivata nel portafogli. Però non mi interessa. Mi interessa soltanto dirvi che il Movimento 5 Stelle a me ha cambiato la vita in positivo. Non è semplice esserlo, perché ti becchi gli attacchi di tutti, perché devi avere anche molto molto coraggio e hai anche paura, alle volte, ripeto, di prendere la parola e fare delle denunce pubbliche, sapendo che spesso verranno poi strumentalizzate, che una parola tua verrà utilizzata regolarmente contro di te. Perdi anche degli amici se combatti per le tue idee, però ne acquisisci di molti altri e forse questi sono migliori di quelli che hai perso. Io vi chiedo di crederci. Cerchiamo anche di capire che se Virginia Raggi è stata così infamata, infangata di menzogne quotidiane, non ho mai visto, hanno infangato più Virginia Raggi di quanto non abbiano infangato Buzzi e Carminati, che hanno sostenuto in questa città il Partito Democratico, sono stati dei finanziatori del Partito Democratico. Però io vi domando, vi chiedo, se proprio coloro che hanno indebitato questa città, l'hanno rasa al suolo, l'hanno spolpata, l'hanno violentata, attaccano così tanto il Movimento 5 Stelle e Virginia Raggi, forse la strada è quella giusta. Sono loro che ci danno il bollino di onestà, sono i delinquenti che ci danno il bollino di onestà. Per quale motivo? Sono 3 anni che lavoriamo. La stampa lo sa, sono 3 anni che lavoriamo con estremo impegno. Giriamo tutte le piazze d'Italia anche quando non si è in campagna elettorale. Questa è l'enorme differenza. Noi, la settimana dopo i ballottaggi, staremo di nuovo nelle piazze a raccogliere firme, a parlare ai cittadini, perché ci interessa più un popolo sovrano che alza la testa piuttosto che un cittadino che vota e magari dice: vediamo che cosa fa il Movimento 5 Stelle. E questa è un'enorme differenza. Riconoscete anche i valori di questa forza politica che contro tutto e tutti, senza una sede, senza quattrini pubblici, senza la massoneria toscana alle spalle, senza il controllo delle televisioni, in questo momento è drammatica la situazione dell'informazione, riempie le piazze quando gli altri si rifugiano all'interno dei teatri. È un'enorme soddisfazione questa. Sapete perché il sistema mediatico ce l'ha con noi? Perché quando staremo al governo, dalla RAI cacceremo tutti i partiti, Mediaset pagherà le tasse come tutte le imprese e nessun giornale si beccherà un euro di contributo pubblico, li daremo agli artigiani.
Li investiremo nel reddito di cittadinanza. Il Movimento ha prodotto 4 manovre economiche per creare i posti di lavoro. 4. Le ha scritte e le ha già depositate. La prima, il reddito di cittadinanza. 17 miliardi di euro costa. Più o meno il costo del debito che hanno creato tutti questi partiti nella sola capitale. E non sappiamo del tutto poi a quanto possa ammontare. Non sappiamo se con i quattrini nostri si sono comprati, lo immaginiamo, titoli tossici, derivati, scommesse bancarie. E se il Comune fa con i nostri soldi di una scommessa con le banche, ma secondo voi chi vincerà questa scommessa? Il cittadino o le banche stesse? È sempre stata così. Io sono 3 anni che sto in Parlamento e vedo decreti a favore delle banche, licenziati decreti a favore dell'Ilva e mai dei cittadini di Taranto, ma è tutta una questione legata ai soldi. Falcone diceva: segui i soldi e troverai la mafia. Noi vi diciamo: verificate chi finanzia i partiti politici e capirete quale sarà la linea politica che prenderanno. È molto logico. Basta vedere, verificare chi è finanziato il Presidente del Consiglio, lobby del tabacco, le cliniche private, e quindi è evidente che tenterà di mangiare, spolpare e attaccare la sanità pubblica in favore della sanità privata, è evidente. Noi ci finanziamo con micro donazioni di centinaia di migliaia di cittadini, il che significa che avremo soltanto un lobbista a cui render conto, il popolo romano, soltanto un lobbista a cui render conto. Io ho provato in ogni modo a domandare al Presidente del Consiglio quanti soldi gli ha dato Buzzi di Mafia Capitale. Buzzi ha partecipato alle scene renziane di autofinanziamento. Se non fosse vero mi dovrebbe querelare, anche se certe querele provenienti dal Presidente del Consiglio per me sono attestati al merito. È normale che a noi facciano le pulci regolarmente e non ci siano giornalisti capaci di seguire ogni giorno il Presidente del Consiglio e chiedergli quanti soldi il Partito Democratico ha preso da Buzzi dietro le sbarre per Mafia Capitale e se non è il caso di restituirli ai cittadini romani, perché grazie a quei finanziamenti poi hanno ottenuto degli appalti gonfiati. Perché la logica è sempre questo: dei criminali finanziano o comunque dei grandi lobbisti o dei gruppi di potere il partito politico o il politico. Il politico entra dentro, pensa di poter avere le mani libere, lui non sottosterrà mai a determinati ricatti, poi una volta che entra arriva colui che gli ha finanziato la campagna elettorale e gli chiede qualcosa in cambio. Questa è la Repubblica fondata sul ricatto. Era fondata sul lavoro, non lo è più. Hanno monetizzato un diritto al lavoro con il Jobs Act, che non è un contratto a tutele crescenti, è un contratto a fregature crescenti. Hanno investito, questi del governo, 24 miliardi di soldi nostri, non hanno rilanciato il lavoro, non hanno rilanciato l'economia. Ripeto, noi abbiamo 4 manovre economiche. Il reddito di cittadinanza consente di dare dignità a cittadini, a pensionati che campano con 440 euro al mese. Al di là qua del ponte del Tevere c'è un quartiere Prati, io prima vivevo lì e vedevo la mattina degli anziani ben vestiti, pieni di dignità, si vestivano bene, scendevano e rovistavano nella monnezza per trovare un pasto caldo, anziani da 440 euro al mese di pensione minima. È inaccettabile che succeda questo. E poi ci sono giovani che scappano, e cosa fa un cinquantenne, un sessantenne che perde il lavoro in questo paese? O solo una scelta davanti: scegliere tra una marca o un'altra di psicofarmaco. Questa è la verità. Il reddito di cittadinanza consente di dare dignità alle persone, consente di rimettere in circolo l'economia. È una proposta, una manovra economica. La seconda manovra economica è il sostegno alla piccola e media impresa. L'abbiamo fatto, come diceva Luigi, in assenza di una legge. L'abbiamo fatto con i nostri soldi, soldi che per legge ci spetterebbero. Io ho restituito senza fare alcun sacrificio a metà legislatura 170.000 euro. Mi farebbero comodo, come fanno comodo a tutti quanti voi. Ma tu, quando vedi che ha un'utilità concreta questo sistema, ne sei fiero, orgoglioso, appunto diventi orgoglioso di tagliarti lo stipendio. A Basilica San Paolo, a Via Libetta, c'è una paninoteca gestita da un ragazzo, si chiama Luca. Non aveva i soldi per comprarsi la licenza e doveva chiuderla quella paninoteca. 20 anni, sarebbe scappato in Germania, in Francia, in Inghilterra, in Australia. È riuscito ad ottenere appunto 30.000 euro di finanziamento grazie al microcredito che destiniamo ai nostri soldi, si è comprato la licenza, sta mandando avanti una paninoteca che fa panini agli studenti dell'università, la Federico Caffè di Economia e Commercio, ed è riuscito a assumere un altro giovane di 20 anni. Abbiamo 2 romani che anziché scappare stanno qui, lavorano grazie ai soldi che ci siamo tagliati dei nostri stipendi. La terza manovra economica è un piano energetico nazionale. Perché occorre uscire dal carbone, occorre uscire dai fossili, si può fare. Questo produce posti di lavoro, ma sono cretini questi al governo a non farlo? No. È lo scandalo di Tempa Rossa, Trivellopoli, che ci fa capire che non sono stolti, hanno le mani legate.
ricevono finanziamenti da grandi petrolieri e li devono restituire il favore in cambio a mo' di appalti, appalti che addirittura finiscono a soddisfare evidentemente il lavoro e le tasche dei fidanzati dei ministri dello sviluppo economico. La quarta manovra economica è la carta dell'onestà, è un pacchetto completo, completo di proposte in materia di anticorruzione, semplici. Noi vogliamo il DASPO per i politici corrotti, se sei un politico condannato in via definitiva per reati contro la pubblica amministrazione non potrai mai più presentarti in nessuna elezione in tutta Italia. Se sei un'impresa che per ottenere un appalto hai corrotto un politico non potrai mai più partecipare a bandi pubblici, così tuteliamo gli imprenditori eroi onesti di questo paese che si taglierebbero una mano piuttosto che licenziare un proprio dipendente. Questo è il Movimento 5 Stelle. Cosa c'è di populista? Ho utilizzato turpiloquio? Ho sbagliato qualche parola? Per quale motivo non vi unite a noi? Per quale motivo non buttiamo giù certe barriere, ripeto, ideologiche ottocentesche? Non si può continuare a ragionare per partito preso, non si può neanche continuare a vendere il proprio voto. Il voto di scambio, ahimè, c'è in tutta Italia. Io ho fatto un tour meraviglioso in Sicilia, mi raccontavano che ormai il voto lo vendono addirittura in cambio di una bolletta pagata. Ma perché qui a Roma non c'è il voto di scambio? Non c'è il ricatto sul lavoro? Non entrano nelle municipalizzate terrorizzando magari alcuni dipendenti dicendo se dovesse amministrare il Movimento 5 Stelle licenzieranno tutti? Noi non licenzieremo nessuno, manderemo via qualche dipendente strapagato piazzato dalla politica, da Alemanno o dai rimasugli di questo centro-sinistra che è più ipocrita della peggiore destra. Sono più ipocriti. Occhio ai falsi amici, occhio alla minoranza PD, occhio alla logica del PD buono e del PD cattivo. Lo fanno come gli film americani, il poliziotto buono e il poliziotto cattivo, lo fanno ancora per fregarci, per farci credere che loro provengono dal partito di Berlinguer quando ormai sono il partito di Verdini. Questa è la verità. Questo è un paese strano. Se non paghi il canone rischi dagli 8 mesi a 4 anni di carcere, ma se ti chiami Denis Verdini e sei condannato per corruzione rischi che il Presidente del Consiglio ti faccia padre costituente per modificare la Costituzione della Repubblica Italiana. Un sussulto di dignità. Non più forti della lobby, più forti della spartizione di potere. Siamo un popolo meraviglioso. Siamo romani, non sudditi di 4 cialtroni che ci hanno rovinato la vita. Siamo un popolo. Io vi invito ad avere coraggio, non soltanto a votare il Movimento 5 Stelle, farete le vostre valutazioni, ripeto, però vi invito anche a pensare che coloro che pensano di dare un segnale di dissenso non andando al voto in realtà votano l'apparato, perché i partiti politici hanno sempre, ahimè, dei voti a disposizione già consolidati dopo 20 anni e 30 anni di potere. Se non voti, ahimè, voti loro. Questa è la verità. Vi invito a darci una possibilità, metteteci alla prova però con estrema lealtà prima delle elezioni. Vi dico, se pensate che sia sufficiente risollevare un paese o una città come Roma incancrenita da 30 anni di mala politica e malaffare esclusivamente mettendo una X, vi sbagliate di grosso. Ci saranno dei momenti in cui noi dovremo aggredire sacche di potere, palazzinari senza scrupoli, lobbisti dei rifiuti che hanno finanziato a destra e a sinistra affinché poi loro e soltanto loro avessero la gestione della monnezza in questa città. Li avremo contro in determinati momenti, non riusciremo a mandarli via senza il supporto popolare, senza il supporto dei romani. Vi sto chiedendo una mano, un politico tradizionale va nelle piazze e dice votatemi e vi prometto che. Noi vi stiamo dicendo con estrema lealtà e onestà che abbiamo dato e stiamo dando il massimo, e senza un supporto popolare da parte dei romani non ce la faremo. Io sono fiero e orgoglioso di far parte e di poter dare un contributo a questa città e a questo sogno del Movimento 5 Stelle, che è un sogno meraviglioso, che non c'è più nulla, non c'è più il ricatto, non c'è più il voto di scambio, dobbiamo soltanto alzare la testa e non credere neanche più a queste nuove politiche, alla Repubblica fondata sui bonus, alla Repubblica fondata sull'asfalto elettorale. Tappano le buche soltanto 2 o 3 settimane prima delle elezioni per poter tornare dai cittadini che chiedono, che hanno chiesto per 5 anni una buca tappata e dirgli ehi, te l'ho tappata, dammi il voto. Questa è la Repubblica fondata sull'asfalto elettorale e sulle mancette. Ci danno, poi do una notizia,
Quando ci danno questi bonus, i soldi non è che li abbia stampati il Presidente del Consiglio, provengono sempre dalle tasse di tutti noi. Soltanto che ci danno questi bonus, ci tolgono il diritto all'istruzione ma danno il bonus insegnanti. Ci tolgono il diritto al lavoro ma ci danno il bonus 80 euro e ora ce lo danno indietro. Noi anziché stare inginocchiati a ringraziarli a testa bassa per queste mancette, per questi bonus, dovremmo stare in piedi a testa alta a rivendicare diritti. Questo è un dovere ma anche un diritto del popolo italiano, di un popolo sovrano. Io credo che abbiamo tutti gli elementi per smettere di votare determinate persone e per dare un'opportunità al Movimento 5 Stelle. Vi stiamo chiedendo di andare a parlare con gli indecisi, di parlare con un mucchio di persone che sono del Movimento 5 Stelle ma ancora non lo sanno, lo sono a loro insaputa, devono soltanto magari ammettere un fallimento di voto ventennale che è anche il fallimento mio, di tutti noi, tutti quanti in questa piazza avremmo votato i Berlusconi, i Bersani, i Veltroni, li abbiamo votati pentendocene poi amaramente. Ci siamo ritrovati, abbiamo trovato una strada. Vi sto chiedendo di percorrerla insieme a noi, di convincere gli indecisi. Ce la possiamo fare. Possiamo riuscire ad amministrare questa città a Roma. Dimostrare che è possibile una Roma non diversa, una Roma normale. Dove al posto di dare appalti a qualche criminale si costruiscano degli asili nido. Dove al posto appunto di mangiare appalti sugli appalti si possa sistemare la mobilità. Noi chiediamo soltanto un po' di normalità. Sono stato molto calmo, pacato, perché sono estremamente fiero, orgoglioso e convinto che comunque abbiamo dato il massimo. E quando dai il massimo, cammini a testa alta tra i cittadini senza bisogno di alcuna scorta, convinto di aver fatto il proprio dovere. Non si tratta di dire viva il Movimento 5 Stelle, abbasso gli altri partiti, non mi interessa. Io spero che anche le persone degli altri partiti si rendano conto, come diceva Luigi, che stanno perdendo l'occasione di fare delle cose positive per la collettività, perché credetemi non c'è nulla che ti possa ripagare maggiormente, non c'è mazzetta, non c'è tangente di una piazza di cittadini felici, sereni e pieni di speranza come questa, che credo in un cambiamento e credo in una forza politica che francamente con orgoglio non ha mai, mai, mai violato un patto che ha preso con i cittadini al di fuori delle istituzioni. Grazie a tutti e viva il Movimento 5 Stelle. Onestà, sì, onestà. Scusate, un annuncio. La signora Franca Di Cosmo, si è perduta lei? La signora Franca Di Cosmo si potrebbe recare presso il gazebo ristoro lato Flaminio. Lì c'è un gazebo ristoro. La signora appunto Franca Di Cosmo l'aspettano lì. Grazie a tutti, buona serata. Viva il Movimento 5 Stelle e coraggio, coraggio e coraggio. Buonasera a tutti, grazie, grazie.